HP Elite Pad del 900, 10 pollici e 1, Gorilla Glass 2 e profilo in alluminio. C'è una telecamera frontale, una telecamera posteriore con il flash, regolazione dell'audio e slot per poter inserire la micro SIM e una micro SD. È presente anche lo switch che mi permette di bloccare l'orientamento del mio display. Dotato di processore Atom, ha 2 GB di RAM e 32 GB di memoria e Wi-Fi. Questa è la configurazione base e viene proposta al pubblico a 599 € più IVA. In dotazione insieme all'Elite Pad viene dato un dongle che mi permette di avere un'uscita USB e ovviamente il suo alimentatore. La macchina è possibile espanderla attraverso diverse soluzioni. Questo per esempio è la prima, è un jacket che mi permette di avere, oltre alle porte USB in uscita e l'HDMI e uno slot SD, la possibilità di avere una seconda batteria alloggiabile all'interno e aumentare, se vogliamo, anche la protezione del mio elicottero. Un'altra soluzione possibile è quella con la docking station. La docking station mi permette di avere 4 porte USB, la porta VGA o HDMI, la porta per la rete e un'uscita audio. La funzionalità della docking è quella di potermi permettere di costruire una postazione fissa, quindi con monitor e anche tastiera, e nel momento in cui io la connetto caricherà sia il mio Elite Pad che eventualmente, avendo il jacket con la seconda batteria, anche la seconda batteria. Un'altra delle opzioni disponibili è la penna. La penna mi permette di utilizzare questa penna come se fosse un puntatore normalissimo, come se fosse un mouse, ma inoltre ha la funzionalità anche di poter essere utilizzata per la firma elettronica, in quanto ha la possibilità di riconoscere la pressione che viene fatta mentre io firmo. È un'opzione, anche questa è disponibile senza problemi.